Non chiamateli briganti, o meglio, potete farlo dopo aver visto la loro opera di questa sera, di cui sono interpreti principali, che va in scena al Teatro Traetta di Bitonto, e logicamente siete solo voi due, unici. Allora, Mimmo, prima di tutto, grazie per averci dato la disponibilità di fare prima della prima. Grazie a voi, perché qualunque forma di pubblicità, insomma, per noi teatranti va benissimo, quindi grazie. No, non chiamateli briganti, poi non è detto, uno potrebbe chiamarli o non chiamarli, dipende poi da quello che... Oddio, dalle vostre facce si potrebbe chiamare tranquillamente briganti. Beh, devo dire, poco raccomandabili, effettivamente. E perché avete scelto però l'abito non fa il monaco? Assolutamente, assolutamente. L'argomento dello spettacolo è anche questo, perché poi sai, uno diventa, è brigante, ma potrebbe essere altro. E i cangiamenti sono dietro l'angolo. Crediamo che sia un argomento che è tornato di moda. Non lo diciamo solo noi, ma insomma ce l'ha detto più di uno, anche insegnanti, e quindi parlare di un fatto. Di un preciso periodo storico che ti riporti a situazioni attuali, per chi fa teatro e come noi ama anche fare satira, impegnarsi anche sul sociale, è come insomma il calcio sui maccheroni. Quando pensi a uno spettacolo nuovo, pensi a qualche cosa che abbia in sé un evento che possa trasformare i personaggi e quindi cambiarli da un punto di partenza a un punto d'arrivo. Un cambiamento fantastico è quello che dal regno in Borbone poi porta all'unità d'Italia. Quindi perché non inserire questi due fratelli capitoni che noi ci portiamo avanti dal 91 in un contesto in cui quelli che lo subirono, che lo vissero, furono travolti veramente dagli eventi. Allora era un argomento che ci piaceva, che ci stimolava, che aveva in sé proprio l'occasione per dare a Carlo e Cosimo Capitoni un'esperienza drammatica ma fantastica. Oh Cosimo, madonna, che bella cosa, che bella. Oh, stavo sognando a mamma, che mamma era giovane, no? Oh, teneva ancora tutti quanti i capelli neri, che era una bellezza. La cosa affascinante per me, che vengo da un teatro diverso, nel senso faccio drammaturgia contemporanea, è di solito un teatro, tra virgolette, più serio, no? Però lavorare con una coppia comica è stato molto stimolante, cioè loro, come dire, mi ricordano che ne so, le coppie come quella di Totò e Peppino, ma anche quella di Fabrizio e Fernandel, perché fanno sempre cane e gatto continuamente in scena e fuori. Quindi lavorare con loro è stato stimolante da questo punto di vista, e anche perché la mia idea era quella di creare un crossover di stili, no? E cercare di immaginare un teatro dove, come già avviene ormai dagli inizi del Novecento, non c'è una vera distinzione tra tragico e comico, e quindi ci sono tante parti comiche, però ho cercato di creare dei layer, cioè delle strutture, no, diverse, per dare più chiavi di lettura a questo spettacolo che, come diceva Mimmo, è uno spettacolo importante in questo momento storico, è anche un po' una riflessione sull'Italia, ma anche su quello che siamo in generale come persone, quindi è importante anche il lato umano di questi due fratelli che partono, come dire, in maniera anche un po' naif come briganti per caso, ma poi, come spesso avviene nella vita, sono costretti a crescere e quindi a prendere delle decisioni e quindi a non avere più quello sguardo disincantato e ingenuo sul mondo, ma diciamo a integrarsi in una società che spesso è abbastanza, insomma, canaglia, tra virgolette.